benvenuti a una nuova puntata di Spazio Z. Siamo qui in compagnia di Giacomo, che tra poco verrà intervistato. Sei pronto? Sono prontissimo. Carico. Amici, andremo a conoscere i giovani atleti della città di Pesaro che giocano a rugby, uno sport un po' meno conosciuto ma che sicuramente vale la pena di raccontare. Diamo il via a questo episodio con un... calcio d'inizio, un drop. Vai, prego. Siamo in compagnia di... Dolciotti Arturo. Arturo, raccontaci un po' anche tu come è nata la tua passione per il rugby. Ho iniziato da piccolino, grazie a un amico che ho conosciuto alle elementari e mi ha portato lui al campo e da lì è iniziato tutto. È iniziato il grande amore per questo sport. Sì, esatto, esatto. E se dovessi descrivermi in tre parole, che cosa mi diresti? Amicizia, passione e dedizione. E dedizione. Sei ancora molto giovane, quanti anni hai tu? 18. 18. Finito le superiori o stai finendo? No, sto finendo ancora le superiori. Stai finendo? Sì. Sì, sono al terzo anno sono stato bocciato. Terzo anno, quindi ancora sì. Il tempo per sì, il futuro sì, ne sì, hai. Sì, certo. Ma ambizioni future? L'ambizione principale è comunque proseguire nella carriera rugbistica, magari arrivare il più lontano possibile e niente, tutto qua. Il tuo focus, diciamo, è questo? Sì, il mio focus è per ora il rugby. Bellissimo, in che ruolo giochi? Gioco pilone sinistro. Allora, spiega ai nostri telespettatori che cosa significa in due parole. Portare avanti la squadra sulla mischia chiusa e portare avanti il pallone in ogni azione di gioco. È un ruolo che senti tuo, ti rappresenta o ti piacerebbe anche cambiare? No, sento che questo ruolo mi rappresenta in ogni ambito del rugby e mi ci trovo molto bene. Oltre a questo bellissimo sport hai anche altre passioni, hobby? No, non ho altre passioni. Sei concentrato solo su questo? Sì, cioè mi piace molto e è sia il mio hobby che la mia passione che il mio sport. È giusto così, poi se vuoi fare anche questo in futuro bisogna che dai sempre il 100%, no? Esatto. Però comunque c'è lo studio, c'è la famiglia, ci sono le amicizie, come riesci a far conciliare tutto? Certo, magari io vivendo lontano da casa, la famiglia la vedo molto raramente, solo che riesco sempre a vederli la domenica, la partita, oppure quando capita che vado giù a casa da me. Con lo studio è più difficile, magari anche perché vivo da solo, cioè con altri tre ragazzi, e magari non hai i genitori che ti pressano certo. Sullo studio, quindi devi gestire da solo. Organizzare da solo. Esatto. Vivi in foresteria quindi? Sì. Con la società? Certo. E come ti trovi? Come... Mi trovo molto bene, ho due compagni che giocano con me e uno che è un ragazzo che gioca con la Serie A e ci troviamo tutti bene, siamo tutti amici. Cioè, siamo... Siete una squadra. Esatto. E essendo l'annata più grande vorrei diciamo concludere in bellezza quest'ultimo anno con i ragazzi più piccoli e... Sono molto fiducioso perché secondo me come squadra e come collettivo abbiamo grandissime chance di fare qualcosa di buono nel campionato elite del prossimo anno. Quindi è una squadra diciamo con grandi possibilità e grandi potenziali anche. Sì, certo. Tu dai sempre il tuo contributo, rapporto con i coach com'è? Il rapporto con i coach è molto buono, anche se non sono un grande parlatore. Preferisci agire, diciamo? Sì, non sono un gran diciamo, interlocutore, cioè non mi faccio molte domande, non chiedo molto e agisco molto sul campo. E abbiamo da quest'anno un allenatore inglese che ha portato molta enfasi nel gruppo. Quindi la lingua, diciamo, è una cosa fondamentale? La lingua è una cosa fondamentale, ma la mastico molto bene e me la cavo. Forse tu dici l'unica cosa che bisognerebbe studiare molto a scuola l'inglese, no? Esatto, se ti serve esatto. Poi anche ma nella non solo vita nel rugby, anche nella vita di tutti i giorni. Certo, anche nella vita di tutti i giorni, hai detto bene. Allora, un grande in bocca al lupo per la tua carriera sportiva. Grazie mille, grazie. Ciao, siamo in compagnia Ciao. Di? Guido Ceccolini. Guido, giochi a rugby, com'è nata la tua passione per questo sport? È nata per caso, diciamo 10-11 anni fa, all'età di 6 anni, anche 12 forse, quindi mi trovavo qua al campo Scarpellini a giocare con i miei amici, poi mia madre abbiamo provato qua al campo così per caso e da quel giorno mi sono innamorato, diciamo, dai.
Cioè, il primo anno è stato fantastico, un gruppo bello, 2005-2006 era l'annata, e mi sono subito trovato bene con i compagni e lo sport mi è piaciuto. Quindi, diciamo, hai sempre giocato in questa società anche? Sì, sì, non ho mai cambiato. Non hai mai cambiato? Sì, mi sono sempre trovato bene qua. Che spirito c'è in squadra? Prima di tutto, siamo molto competitivi tra di noi. Cioè, gli allenamenti sono abbastanza difficili, e però ci divertiamo. Mi trovo bene comunque. Ci frequentiamo anche fuori. Sì, io spesso esco, molto, molto spesso le cene il sabato, prima della partita, stiamo molto insieme, anche per fare un po' di intesa tra la squadra. Certo. Comunque i momenti fuori dall'ambiente, anche dal campo, sono i più importanti per creare appunto lo spirito di squadra. Sì, esatto. Sei giovane, quanti anni hai? 17-18 d'agosto. Quindi sei ancora alle superiori? Sì, sto facendo il quarto liceo scientifico. Ambizioni future? Di rimanere, penso, indirizzato verso lo sport, il mondo dello sport, quindi fare un'università, magari scienze motorie, e poi dopo vedere i vari sbocchi, ma se non... ecco questo, sì. Per continuare comunque su questa scia sempre sportiva. Sì. E qual è la giusta ricetta per cercare di far conciliare sport, amicizie, studio, dato che sei ancora alle superiori comunque? Cercare di impegnarsi in tutto quello che fai e cioè di mantenere viva la passione intanto sullo sport, di non strafare né con hobby vari, amici, cioè... Tu dici focalizzarsi sullo sport, perché io personalmente ultimamente mi sto focalizzando molto più sullo sport, e gli amici, la scuola e il resto rimangono comunque, cioè... Certo. Nel senso... Fanno un po' da contorno, sì, no? Sì. Poi certo. Sono molto legato appunto anche agli amici, i compagni di squadra, quindi spesso, cioè li vedo molto spesso, ecco. Se dovessi descrivere che cos'è per te lo sport in tre parole, che cosa mi diresti? Tre parole... Sacrificio, divertimento, passione. Concludiamo spiegando ai nostri telespettatori come si lancia la palla in questo sport, perché non tutti lo conoscono. Ok, passaggio normale. Passaggio normale. Allora, ci sono due tipi di passaggio. C'è il passaggio che viene chiamato push, ovvero senza far girare la palla, e consiste solo nel dare forza con i polpastrelli e il polso. Vai, facciamo vedere. E quindi passare la palla così. Ok. Oppure il secondo passaggio, chiamato spin, consiste nel far roteare la palla, e si usa la mano esterna per dare il giro, mentre la mano interna tiene la palla con i polpastrelli e viene usata per indirizzare la palla verso il compagno. Ok. Quindi allora, questo è per i passaggi un po' più lunghi. Vai. Mi avvicino. Quando si utilizza uno e quando si utilizza l'altro? Esatto, allora lui sullo spin nei passaggi un po' più lunghi, quindi anche un po' da fare in modo un po' più potente, perché appunto la palla viene fatta girare con la mano esterna e viene compressa con la mano interna, quindi esprime molta più potenza. Certo, quindi passaggi più lunghi. Sì, mentre il passaggio push è di solito è quello da fare un po' nello spazio un po' più breve. Sì. E in modo più veloce, perché prendi la palla e la lanci così da passare. Andata, dai, un grandissimo bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie. Siamo qui insieme a? Alex, sono Alex. Alex, che ruolo hai all'interno di questa società? Sei allenatore, giusto? Sì, sono allenatore del gruppo 19 e anche sono allenatore per il gruppo regionale under 18. Da quanto tempo sei qui? Ho arrivato a settembre, iniziato la stagione. E come ti trovi? Come ti sembra questo ambiente? Mi piace molto, è molto differente da Inghilterra, è un'esperienza nuova per me, ma primo 7-8 mesi molto divertenti. Le differenze principali quali sono? Il livello differente che ho lavorato a Inghilterra. In Inghilterra sono lavorando con un'accademia e qua una società, ma l'abilità di giocatori qua è buono. Penso che più grande differenza è il livello. Il livello? Sì, abbiamo giocatori in buon livello qua, ma non c'è lo stesso numero di giocatori. In Inghilterra ho lavorato in un'area con 1500 giocatori, la stessa area qua abbiamo forse 70-80 giocatori. Qua infatti sono molto più praticati sport come il calcio, il basket, mentre il rugby
è un po' meno conosciuto, no? Rispetto ad altri paesi come magari il tuo, l'Inghilterra. Sì, sì, no, ho capito che basket è un sport grande a Pesaro e... Certo. Sì. I ragazzi di oggi, sì, come ti sembrano anche rispetto a quelli inglesi, no? I ragazzi italiani, come sono? No, i ragazzi qua in... c'è una motivazione dello sport è lo stesso, forse un po' meglio qua, perché solo i ragazzi qui solo giocare rugby in società. In Inghilterra c'è molti sport, molte cose, scuola, altri sport. Certo. Ma per i ragazzi qua tutti qui tre volte ogni settimana, martedì, giovedì, venerdì, anche gioca domenica, e molto più tempo con me per allenatori che ho avuto in Inghilterra. Allora, certo, è una buona opportunità di aiuto che i ragazzi con lo sviluppo, con la crescita. Sì, socializzare anche, creare lo spirito di squadra. Sì, esatto, sì. E come ti trovi qui nella città di Pesaro? Ti piace questa città? Sì, per me è un po' differente perché ho sempre abitato in città senza un mare, senza spiaggia, allora è un po' differente e per me piace molto. Anche il clima è differente, è buono, con più sole, più caldo. Certo. Il nord dell'Inghilterra non è esattamente così. Certo. Allora questa parte dell'anno è molto buono per me, sì. Allora un grande in bocca al lupo per il tuo lavoro qui. Grazie mille. Siamo in compagnia di? Giacomo. Giacomo, ci troviamo su un campo da rugby, come è nata questa tua passione? Allora è nata 10 anni fa praticamente, perché avevo iniziato i miei due fratelli prima di me, io volevo andare a giocare a calcio. Quindi dopo, siccome non riuscivo con la scuola, che gli allenamenti erano troppo presto, ho detto dai vabbè proviamo. Ho detto faccio un anno e basta, poi dopo alla fine mi sono appassionato e adesso sono ancora qua dopo 10 anni. Sei ancora qua, sempre stessa società, in che ruolo giochi? Allora, negli ultimi anni, all'inizio sono partito tre quarti verso l'ala e adesso in questi ultimi anni mi hanno spostato qualche volta in mischia quando mancavano le persone, per esempio il flanker che sarebbe il 6, il 7 o se no anche l'8 che è quello che sta al vertice della mischia, diciamo, e qualche volta cambio a seconda di dove c'è bisogno. E il ruolo che ti piace di più? Il ruolo che mi piace di più è molto bello l'8, perché giochi in mischia e quindi hai più visione di tutto quanto, però anche l'ala comunque, che essendo il mio ruolo naturale dove posso correre, mi piace molto. Tu comunque sei anche un po' più alto rispetto ai tuoi compagni, no? Mi sembra di aver visto quelli che ho intervistato. È un pregio o un difetto in questo sport? Allora, dipende. Cioè, dipende sempre in che ruolo sei, perché se sei in mischia essere alti vuol dire tanto, contando magari le touche dove puoi saltare, quindi puoi andare a contrastare in aria, se no per esempio se fai un ruolo da mediano essere più bassi ti consente di essere più agile e quindi alla fine secondo me non alti o bassi cambia relativamente, cioè dipende sempre dal ruolo in cui si è. E questo meraviglioso sport è l'unica tua passione oppure hai anche altri hobby nella tua vita? Allora, a parte questo mi piace molto, io sono appunto anche appassionato di giornalismo e quindi sì, mi piacerebbe anche molto magari da grande intraprendere questa cosa. Quindi diciamo adesso sei nel posto giusto, no? Sì, diciamo, sono al posto al contrario in questo momento. Al posto al contrario, esatto. Diciamo. Okay. E se no ci sono anche altre passioni, io guardo molto lo sport in generale. Quindi magari pomeriggio quando non so cosa fare mi piace guardare qualche partita vecchia. Che altri sport? Ah vabbè, calcio, poi magari guardo i motori, guardo magari quando mi capita il tennis. Basket lo guardi? Basket non è uno di quegli sport un che... Un po' di meno. Abbiamo anche una squadra che gioca in Serie A in questa città. Hai mai visto una partita? No, mai. Mai? Mai vista la Vuelle. Male, male, male. No, a parte gli scherzi. E ambizioni future? Cosa ti piacerebbe fare? Relativamente sempre rugby in generale, in ambito sportivo, ma anche non so, fai un liceo adesso? Faccio il liceo, sì. Che anno sei? Al quinto. Quinto, quindi è la maturità? Sì. Ansia? Ma in realtà io la scuola la prendo sempre con molta tranquillità, cioè vado bene, comunque. Okay. Però con filosofia la prendi? Sì, cerco sempre di non farmela pesare troppo perché sennò dopo non voglio incasinarmi la vita, ecco, cioè certo. Preferisco dare priorità ad altre cose. E quindi diciamo ambizioni in generale? Allora, qua nel rugby, contando che il prossimo anno non sarò più nelle giovanili, ma sarò nelle prime squadre, quindi o Serie C o Serie A, vorrei cercare di giocare il più possibile in Serie A, che è sempre una cosa che ho inseguita da quando la società c'è riuscita ad arrivare. Se no, comunque, oltre al rugby mi piacerebbe andare a fare appunto giornalismo, e adesso prossimo anno inizierò l'università e poi dopo vedrò negli anni sicuramente per fare un, diciamo, per
andare a fare un giornalismo importante dovrei andare a un Milano-Perugia, quindi anche lì vedrò con il tempo. Ecco. E hai già in mente la facoltà di università? Scienze della comunicazione. Classico, in modo che... Per iniziare. Per iniziare, esatto. E nella società del 2023 come ti trovi? È una società comunque in continua evoluzione e molti dicono che i valori si siano persi. Tu come vivi? Come ti trovi? Allora, diciamo che la nuova società, questa in cui viviamo adesso, è un po' come dire, in certe situazioni ti puoi trovare bene perché ci ritrovi, in altre situazioni invece ci ritrovi male perché è tutta una questione di, secondo me, tutti quanti che si fanno molto influenzare. Certo. E quindi nessuno riesce a sviluppare sempre la propria idea e secondo me nella società di adesso ognuno dovrebbe cercare di far valere la propria idea, cosa che invece in molte situazioni mi capita di vedere che è il contrario e non si affronta nemmeno il dialogo, in certi casi adulti, giovani, è uguale per tutti questa cosa. Diciamo poi che in questi social influenzano molto, no? Social sicuramente, appena vedi una cosa su un social che viene raccontata in un modo, subito tutti quanti a dire ah no, c'ha ragione, ah no, non c'ha ragione, quindi secondo me bisognerebbe magari certe volte informarsi di più invece di esprimere subito un'opinione che poi magari può anche essere pesante. Certo. Beh, allora un grande in bocca al lupo e chissà, in futuro ci troviamo anche colleghi. Va bene, grazie. Amici, siamo qui con Guido che ha partecipato a questa puntata. Che ruolo hai? Allora, io faccio il mediano di Mischia, ovvero numero 9, e nel campionato Under 19 interregionale con la squadra Pesaro Rugby, appunto. Sì, abbiamo fatto vari campionati in questa stagione, abbiamo fatto le sfide di barrage per entrare in Elite, appunto il campionato nazionale, e non siamo riusciti a entrare, siamo ripartiti da un campionato regionale, siamo arrivati primi e adesso stiamo facendo il campionato interregionale, quindi con le squadre migliori del centro Italia, che non sono riusciti ad andare in Elite. E per adesso siamo a 3 vittorie su 3, quindi stando bene. Ho parlato anche con i tuoi amici, avete delle grandissime potenzialità e sicuramente riuscirete ad raggiungere anche i vostri obiettivi. Siamo giunti al termine di questo bellissimo episodio, abbiamo conosciuto i giovani atleti del Pesaro Rugby e ora siamo in dirittura di arrivo. Da Rossini TV e da Letizia Moretti è tutto, alla prossima puntata! Adesso allora vieni a fare 2 passaggi con noi che abbiamo finito. Andata, andiamo!